Bartolomeo, quante volte ti ho detto che non devi disegnare così? Come fai a muovere liberamente il carboncino se devi poggiare i gomiti per terra per reggerti? Hai ragione, maestro. Andrea mi ha scalzato la panca. È vero, Andrea? Ma maestro, voi avete detto che bisogna disegnare alla luce del giorno e qui sulla panca la luce è un po' poca per tutti. E voi stringetevi un pochino e fate rientrare il vostro compagno. E poi spazio, spazio. Quanto spazio pensate di trovare quando vi porterò sui ponteggi all'Annunziata? Calmi, calmi. Dopo la festa di San Pietro e Paolo vedremo. E quando è la festa? Il 29 giugno, Ciuccio. E pensare che tuo padre si chiama Pietro. E poi vi porto, ma solo a guardare. E allora che ci porti a fare, maestro? Ciuccio, pure tu. Non sai quante cose si imparano guardando gli altri? Sì, ma vuoi mettere, provare di persona, mischiare i colori, metterci l'acqua. Conviglia il pennello, le dita. Sì, le dita. Ti vuoi dipingere le gote di rosso come una fanciulla? Giovanni! Beh, una fanciulla, che c'è di male ad essere fanciulla? Brava Beatrice, brava. Proprio ragione nostra sorella, è proprio così. E poi maestro, non lo fai anche tu? Quante volte ti ho visto di nascosto che dai gli ultimi tocchi sul muro con la punta delle dita? Sì, a volte lo faccio, per stemperare un po' il colore, ma io lo so fare. Non come fate voi, che impiastricciate tutto con la sanguigna e il carboncino. Figurarsi con il colore. Bartolomeo, questo sfumato non era previsto. Fai vedere la mano. Ecco, guarda dove è finito il carboncino. La mano deve essere sollevata, non trascinata. E tu, Piero, non devi passare troppe volte sullo stesso segno. Così facendo, lo pasticci. L'ideale, invece, è un segno solo. E riuscirci mica è facile. Ecco, maestro Filippo, i nuovi colori. Quando è che cominciamo con i colori? Siamo stupidi di disegnare. I colori, vogliamo i colori. Calmi, per i colori è presto. No! Lo dirò io quando inizierete quei colori. E poi i colori costano, vero Lapo? Altro che. Ecco qua. Polvere di lapislazzuli per l'azzurro del manto. La foglia d'oro per il fondo. Solo per questa ci va quasi un fiorino. Il minio per Filippino. Perché Filippino sì e noi no? Perché lui è figlio del maestro. No, Giovanni, non è per questo. Filippino, fai vedere il lavoro di oggi. Ecco, oggi ho riempito questa zona. Vedete, bambini, sono solo campiture, non sfumature. Filippino non ha la libertà, deve solo riempire fino al contorno. È un lavoro certosino, di pazienza, come mettere la base per l'oro dei fondi nelle tavole. Maestro, perché a volte fate il fondo d'oro e altre volte fate il paesaggio? Perché qui, ad esempio, avete fatto un fondo d'oro invece che una finestra? Bravo, Andrea, sei attento. E l'attenzione e la curiosità sono alla base del lavoro di un artista. Ma allora perché? Beh, dipende dal committente. Cosa vuol dire? Quello che ha pagato per il quadro. Ci sono i committenti che preferiscono l'oro e quelli che preferiscono il paesaggio. Quelli che preferiscono l'oro sono i più ricchi. O quelli che vogliono darlo a vedere. Però quando metti l'oro nel quadro, l'aria non c'è. Ma l'oro riflette la luce. Sì, la luce, ma l'aria non c'è. Quando dipingi il paesaggio, i personaggi sembrano più liberi. Bravi. Però con il fondo d'oro, maestro, guadagni di più. E tu, maestro, cosa preferisci? Il fondo d'oro o il paesaggio? Il paesaggio, senza dubbio, il paesaggio. Lo scolaro Giuseppe Moneta di Gastone, in un momento di distrazione, è diventato un pianeta. Circola intorno al sole a discreta velocità, attento a non urtare con la testa, coi piedi e con le mani i pianeti più anziani. Per oggi dunque a scuola non verrà. La signora maestra è pregata di scusarlo, i compagni di banco di osservarlo. Stanotte sarà visibile tra le costellazioni, perfettamente riconoscibile per una macchia d'inchiostro sui pantaloni. Siccome immobile, date il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra non sostava, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere a calpestar verrà.
Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque. Per carità, stai distruggendo Manzoni. Ma che t'ha fatto? Chi? Ma il poeta, benedetto il Dio. Lo sai che Manzoni è il poeta che ha scritto quest'ode? Questa che? Ode, Sant'Ossa. Ode. Questa è un'ode. Somaro che sei. Io pensavo che era una poesia. Che fosse una poesia. Già. Che puoi saperne tu? Non sei di Potenza. Vieni da Latronico. Veramente vengo da Satriano. Deve essere impudente! O Satriano, Latronico, sempre di campagna sei. Ma sai dirmi perché leggi così male, eh? E così velocemente poi. Che c'era un treno che ti rincorreva? È che non capisco niente di quello che dice la poesia. Cosa non capisci? Fammi un esempio. Ehi fu ad esempio. Cosa vuol dire? Cominciamo proprio bene. Fin dal primo verso. Egli è stato. Egli. Chi è egli? Napoleone. Chi? Il matto del paese. A posto! A posto, Sandus! E ascolta come si legge. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così, percossa, attonita la terra, al nunzio sta. Muta! Pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Hai sentito come si legge? Avete sentito tutti? Avete capito finalmente? Guaratino, vieni su. Vediamo se tu vai meglio. Vostra eccellenza che mi sto ingannesco perché voi siete tutti di dozzina e mica bella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina. O sento il caso avvenuto di fresco a me che girellando la mattina capito in Sant'Ambrogio di Milano, in quello vecchio, là fuori di mano. M'era compagno il figlio giovinetto, d'un di quei capi un po' pericolosi, di quel tal Sandro, tutto un romanzetto, dove si tratta di promessi sposi. Che fa il Nesci, eccellenza? O non l'ha letto? Ah, intendo, il suo cervello, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato. Ma sei impazzito, eh? Ma sei impazzito? Hai sbagliato pagina o hai sbagliato classe? No, no, maestra, non ho sbagliato. Ho scelto. Francamente, il 5 maggio non mi piaceva. Non mi entrava in testa. E così, cercando nel libro, ho trovato quest'altra che mi piaceva di più. E poi, il 5 maggio, proprio non lo capivo. Ha ragione, Sant'Ossa. Questa l'hai capita? No, a dir la verità, no. Qualcosa sì. Ma è più bello, suona meglio. Eh sì, Guaratino. A te piace la musica? Non per nulla, sei il figlio di un trombonista. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mi hai contraddetto davanti a tutti i compagni. Hai fatto di testa tua e dato ragione a Sant'Ossa. Ma chi ti credi di essere, eh? Sei una testa calda, Guaratino. Via, direttore, è questo stesso. Ma maestra! Non voglio sentire ragioni, marcio. C'era una volta un cane che non sapeva abbaiare. Andò da un lupo a farselo spiegare, ma il lupo gli rispose con un tale ululato che lo fece scappare spaventato. Andò da un gatto, andò da un cavallo, e mi vergogno a dirlo, perfino da un pappagallo. Imparò dalle rane a gracidare, dal bove a muggire, dall'asino a ragliare, dal topo a squittire, dalla pecora a fare be be, dalle galline a fare coccodè. Imparò tante cose, però non era affatto soddisfatto. E sempre si domandava, magari con un qua qua, che cos'è che non va? Qualcuno gli risponda se lo sa. Forse era matto? O forse non sapeva scegliere il maestro adatto? Via, tira avanti. Senza brui. Buongiorno. Senza brui. Buongiorno. Visto un è da voi.
squaglio come inizio. Va ora in onda, non è mai troppo tardi. Corso di istruzione per adulti, a cura del maestro Alberto Manzi. Ieri abbiamo finito di parlare dei verbi e vi ho annunciato per oggi due tempi un po' rognosetti. Due paroline terrorizzanti, già vi vedo. Congiuntivo e condizionale. Già mi pare di sentire qualcuno di voi, ma che servono? Io, in tutta franchezza, sarei tentato di dargli ragione. Ma poi cerco di vedere come sarebbe un mondo, una lingua, senza congiuntivi e condizionali. E lo vedo troppo semplice, senza sfumature. Ad esempio, prendiamo la frase. Vorrei che tu venissi. Proviamo a togliere congiuntivo e condizionale. Diventa. Voglio che tu vieni. Sentite com'è categorico, imperativo, è un ordine, non si discute. Se lo dice il comandante di un reggimento, il comandante del vostro reggimento quando avete fatto il soldato, può andare anche bene, il suo mestiere è comandare. Il presente indicativo è il suo verbo ideale, ancora meglio sarebbe l'imperativo categorico. Però, pensate di dirlo ad una fidanzata. Sì, lo so, c'è qualcuno tra voi dai modi bruschi che parla così anche con la fidanzata. Arma, a così vai tu, Maddalena. Ah, stai zitto, quella così, non andiamo proprio, ti faccio solo un gesto, devo dire. Solo un gesto. Si chiama Armando, no Amanda? Diciamo che sono i tempi delle sfumature. E sono tutte pappe morte. Proviamo a coniugare proprio questo verbo. Io vorrei... Tu vorresti, egli vorrebbe. Papà, mamma vuole che tu vieni a cena. Vorrebbe che tu venissi. Ma quella cena, ma mamma lo sa che tutte le sere c'ho sta appuntamento qua. Cosa? Guardare la televisione. Ma qua televisione. Sì. Questa è una scuola come la vostra. E quello è il maestro, vedi? Chi? Quello? Sì. Quello. E io fra un anno prenderò la licenza elementare, proprio come voi. Comodo così, allora lo facciamo anche noi. Senti, Vitina, sono dire, fate la cosa, andatevi in casa, e digli a mamma che ci vediamo alle 8. Viva del telegiornale! Insomma, avete capito l'importanza del condizionale? Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare il solletico, ma ci servono parole per amare. Abbiamo le macchine per scrivere le parole, dittafoni, magnetofoni, microfoni, telefoni, abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare. Non ne abbiamo più. Visualizzare il momento come si può presentare dopo un'estrazione da cellule endoteliali. Questo è il classico momento del DNA che è stato ottenuto tramite procedure particolari del tessuto umano. Allora, sì, tutto bene. Allora ci sentiamo domani. Ciao. Quante volte gli devo dire che la PlayStation si brucia a restare accesa? Ma Mattia, sei sveglio? Cosa fai? Guardi Rai Edo? No, gioco a piccello. Alle 3 con questa cagata. Ma domani non c'hai scuola. Guardi Rai Edo? No, sto giocando a piccello. Ancora con questa cagata? Ma domani non c'hai scuola. Papà e mamma sono tornati? Che ne so, no, sono rimasti al mare, mi pare. Ma domani non c'è scuola? E papà, mamma, sono tornati? Che ne so, no, rimangono al mare, mi pare. A letto, Mattia, che domani sarà una meba a scuola. Che palle, Sabrina. Finisco il livello e vado.
sul gene individuale. Spegni la televisione. Vedrete benissimo. Spegnila tu. Praticamente dei piccoli ore. Un pennarello capriccioso si divertiva tanto a disegnare davvero, cambiandolo però alquanto. Se disegnava un cane, fingendosi distratto, gli faceva la barba da capra e la coda da gatto. Sulle piante ci metteva, invece dei soliti frutti, paste, orologi svizzeri, salami e prosciutti. I soggetti così strapazzati borbottavano: «Che stravaganza! Nei nostri ritratti non c'è la minima somiglianza!» Il pennarello rispose: «Ma su, un po' di immaginazione, ora vi farò un topo con la criniera da leone. Le cose che esistono già, non c'è bisogno di disegnarle. Io ne disegno delle nuove e mi diverto a guardarle.» Thank you.
Casa, non c'è niente di buono, appena una porta si chiude dietro a un uomo, quell'uomo è pesante e passa di moda sul posto, incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che ha odore di chiuso e di cesso. Si fa il bagno e ci si lava i denti, ma si sente lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi in strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case,
le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Maria, ti amo. Maria, ha bisogno di te. Ma per favore, in un hotel, va bene. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti. E anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo.